Sono numerose le opportunità offerte dal PNRR, ma i comuni hanno difficoltà a preparare i progetti perché a corto di personale. A Camastra il giovanissimo sindaco Dario Gaio ha scelto a titolo gratuito il progettista Rino Petix e si avvarrà anche dell'AICS, il Comitato Provinciale di Agrigento, dato che molti progetti sono sostenuti dal terzo settore. Ascoltiamo in proposito il sindaco Dario Gaio al microfono di Gaetano Ravanà. Sindaco, la grande opportunità offerta dal PNRR, oggi avete anche nominato un consulente, l'architetto Rino Petix, quindi il Comune di Camastra è pronto proprio per cercare di portare a casa dei risultati. Come ho detto in campagna elettorale, per affrontare le sfide che il presente ci pone davanti abbiamo bisogno di voltare pagina. E quindi per fare questo è necessario poter contare sulle migliori risorse possibili a livello professionale, economico e sociale. La mancanza di personale ci spinge a trovare soluzioni innovative, ci spinge a cercare professionisti, esperienze al di fuori dell'organico già a disposizione. Per questo motivo siamo andati alla ricerca di esperti qualificati ed oggi abbiamo sottoscritto una delibera sindacale nominando come consulente tecnico ad uso totalmente gratuito l'architetto Giuseppe Petix. Ovviamente il PNRR è un obiettivo strategico, è un'opportunità unica per ridurre il divario innanzitutto tra nord e sud. La mancanza di personale ci fa trovare delle difficoltà nel rintracciare finanziamenti, nell'elaborare progetti, nel controllare i fondi. E oggi, grazie a questa nomina, e sono convinto che riusciremo ad accedere ai finanziamenti del PNRR. C'è qualche priorità? Le priorità ci sono. E innanzitutto il comune deve avere una digitalizzazione più marcata, dobbiamo seguire le grandi medie e grandi infrastrutture. Adesso ci sono dei bandi per quanto riguarda la costruzione o la ristrutturazione di edifici destinati ad attività educative, ricreative, aggregative. Poi ci sono dei bandi che riguardano il ripristino di strade, ponti, viadotti e così via.